Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Startup Helpline. Questa volta con un episodio numero 2. Nonostante il logo sia diverso, visto che c'è stato un bellissimo rebranding, siamo di nuovo qui con Davide di Ristobox. Ciao Davide, è un piacere riaverti qui. Ciao, ciao Tommaso, un piacere mio. Sì, hai notato la novità dell'ultima settimana, il nuovo logo. Esatto, c'è il nuovo logo. E noi ci siamo lasciati l'ultima volta con voi che stavate cominciando la fase di raccolta di capitali. Ci avete detto un po' di più sul vostro business model, che magari poi adesso andiamo a spiegare di nuovo brevemente. E quindi intanto siamo qui per sapere un po' come sta andando, se ci sono state novità su quello che è il funnel di vendita, su l'average revenue per utente che avete, e poi anche per aggiornamenti lato investimenti e strategici, capire un po' lì cosa sta succedendo. Quindi direi partiamo da un piccolo riassunto. Qual è il vostro pitch aggiornato di Ristobox? Allora, per chi non ci conoscesse, Ristobox è una piattaforma di meal kit dedicata però esclusivamente ai migliori chef e ristoranti d'Italia. Infatti diamo la possibilità da una parte alle persone di poter fare a casa loro esperienze gastronomiche sempre nuove, indipendentemente che si trovano nelle grandi città o nel piccolo paesino. Dall'altra permettiamo ai ristoranti di accedere a un nuovo canale di vendita in un nuovo mercato, raggiungendo così un nuovo target di clienti e soprattutto convertendo in clienti tutte quelle persone che oggi riescono a raggiungere grazie ai nuovi strumenti di comunicazione, ma che poi non riescono a convertire in clienti perché magari si trovano molto lontano rispetto ai punti fisici del ristorante. Quindi sulla nostra piattaforma le persone non acquistano dei piatti pronti, ma acquistano delle box che contengono i piatti del ristorante semilavorati, ma da ultimare a casa. Bene, bene, vedo che il pitch adesso è ancora più raffinato, più automatizzato in senso positivo, nel senso che mi sembra che Grazie. hai fatto parecchia pratica. E ho notato una differenza con la prima volta. Fammi sapere se è solo la mia sensazione, ma hai citato i migliori ristoranti, i migliori chef d'Italia, quindi state cercando di concentrarvi il più possibile su alta cucina. C'è stato questo cambio di direzione. Allora, rispetto a quando ci siamo sentiti, ad oggi i ristoranti in piattaforma forse ancora non sono cambiati molto nel numero, ma abbiamo fatto accordi con brand importanti. Posso già spoilerarlo perché credo quando uscirà il video saranno già online. Abbiamo stretto una partnership con Diego Vitaliano, che è la pizzeria numero uno in Italia, la seconda al mondo per la classifica 50 Top, quindi la classifica più importante delle pizzerie. Abbiamo fatto una partnership con Trapizzino, considerato uno degli street food più buoni e amati d'Italia, con il ristorante Pipero Roma, una stella Michelin. Quindi ci stiamo, spostando su un livello di ristoranti sempre più alto. Comunque, non, cioè, questo non significa che andiamo soltanto da brand affermati, continuiamo anche la selezione di ristoranti su cui scommettiamo, però stanno entrando in piattaforma anche ristoranti, molto conosciuti. Sì, no, devo dire che ha senso, insomma, è stata anche un po' la conclusione della nostra chiacchierata l'ultima volta, devono essere esperienze di livello che uno fa a casa, vi permette anche di alzare il costo per box e quindi diventa anche molto più fattibile a livello di business, perché poi spedire alimenti a freddo è sempre un tema complicato. E tra l'altro, se non sbaglio, da quando ci siamo parlati, io ho un'ossessione che è la pizzeria di a Cagliazzo di, come si chiama? Oddio, Pepe Ingrani. Quindi Ok. io aspetto che arrivi sulla piattaforma, perché insomma quella pizza prima o poi la devo rimangiare, ma arrivare a Cagliazzo è un po' complicato proprio a livello logistico. Da Lisbona ancora il volo diretto non c'è, e quindi ho capito esattamente il tipo di bisogno che c'è nel vostro utente, che magari va al ristorante sperduto nel nulla e che poi invece ha bisogno di riprovare quel piatto, magari farlo provare ad amici e insomma se lo Esatto. ricrea a casa. Sì. Esatto. Conosco di fama la pizzeria, quindi magari in futuro ci arriveremo. Cioè, mai dire mai, soprattutto visto che negli ultimi mesi è successo un po' di tutto, soprattutto noi, anche quando ci siamo sentiti, eravamo noi che io avrò mandato 1.000 email al Trapizzino o ad altri brand, e
e non mi hanno mai ovviamente risposto. Poi per una combinazione di eventi, quando comunque lavori bene, anche se i ristoranti parlano bene di te agli altri, le cose si fanno, quindi sono Sì. sicuro che prima o poi arriveremo un po' ovunque. Sì, no, e Trapizzino comunque è molto interessante come brand perché è già un brand internazionale, è comunque un brand che però è presente solo in grandi città, Milano, Roma, Torino, Dubai, New York se non sbaglio anche, quindi è esattamente, ed è un brand comunque iconico, quindi mi Esatto. sembra un tipo di brand assolutamente perfetto per il Sì, vostro tipo di servizio. esatto. Che poi Trapizzino, come per esempio anche lo stesso Diego Vitagliano, che è una pizzeria, cioè oggi è il numero uno in Italia delle pizzerie, sono un brand che già pensavano a un servizio di questo tipo, nel senso sono tutti, già stavano lavorando, per esempio Diego Vitagliano avevano sul loro sito dei kit. E poi riuscivano a consegnare soltanto su Napoli, mentre Trapizzino già stava lavorando su un progetto di questo tipo, ma gli mancava sempre l'ultimo pezzo, quindi come arrivare al di fuori delle città in cui loro già erano. Quindi poi è stato tutto Certo. estremamente facile trovare la quadra, soprattutto dal punto di vista operativo. Bene, bene, molto, molto bello. A livello di tasse di conversione del sito, di revenue media per utente, ci sono stati sviluppi particolari, magari test che avete fatto che hanno portato a qualche miglioramento, in particolare? Allora, in realtà non ancora, li stiamo progettando, cioè al momento il budget che spendiamo in ADV è sempre lo stesso, quindi sempre intorno ai 1000 euro, molto, cioè molto basso. Adesso aumenterà, però per il momento è ancora quello. E stiamo testando TikTok, che è un canale che l'abbiamo testato da settimana scorsa, ADV su TikTok, ma vediamo che comunque è un canale che sembra rispondere molto bene al momento, e quindi siamo molto contenti di questo. E per quanto riguarda l'ordine medio è cresciuto, perché forse ci eravamo lasciati che stavamo intorno ai 50 euro, più o Sì, mi meno. sembra di sì, Benetton. Adesso, per esempio, ad agosto, comunque per tutta l'estate, è stato intorno ai 62-63 euro. E anche le nostre fee si sono alzate, quindi il nostro margine, sia con i ristoranti con cui già collaboravamo, ma anche con i nuovi ristoranti. Adesso stiamo facendo degli accordi con una fee più alta rispetto a prima, anche perché i numeri che riusciamo a generare sono comunque maggiori. Certo, no, e poi immagino che insomma non ci sono stati, diciamo, alla fine i ristoranti hanno continuato a lavorare con voi, quindi l'elasticità del prezzo ancora regge, e quello è un ottimo segnale, vuol dire che comunque vedono il valore che magari vi stavate vendendo un po' troppo bassi prima. Esatto. E pensi che questo valore sia aumentato perché le persone acquistano per più persone? Cioè magari fanno l'esperienza con 4 o 6 amici invece che la cena romantica? Esatto, notiamo che dipende molto dai ristoranti. Forse d'estate c'è più una cosa che abbiamo pensato, che magari d'estate le persone sono più abituate a far cene con amici e quindi magari ad Sì. ordinare quantità superiori. Questo potrebbe essere dovuto anche a questo. Abbiamo visto che però molto spesso le persone, quando fanno il primo acquisto, poi magari è più basso, e dopodiché nei secondi, nel terzo acquisto, perché comunque abbiamo un ritorno molto alto sempre, che continua ad essere molto buono, fanno acquisti superiori. Poi abbiamo introdotto, per esempio, il pagamento alla consegna, e abbiamo notato che questo incentiva molto le persone. Cioè, non ti dico che il 50% oggi acquista con pagamento alla consegna, ma quasi. Sì, no, ma in Italia è ancora un tema. Chiaro, nel caso vostro, il più grande pericolo del pagamento alla consegna è che se io spendo un giorno di viaggio con un prodotto conservato a freddo per consegnarti il cibo e poi non mi paghi, diciamo che diventa un problema, immagino. Però. Esatto, però diciamo, noi facciamo per esempio una preselezione, nel senso tutti gli ordini che riceviamo
noi mandiamo un messaggio con il pagamento alla consegna, il Mm-hmm. cliente deve confermarci l'ordine, nel senso gli mandiamo un messaggio su WhatsApp o una mail in cui il cliente deve rispondere e confermare l'ordine, e poi c'è addirittura, ci siamo informati, una normativa italiana legata all'acquisto di cibo online che vincola le persone che nel momento in cui fanno un acquisto di un prodotto online, cioè cibo online fresco, con pagamento alla consegna non possono rifiutarlo. Ah, ok, è interessante. Sì, immagino che sia stato creato anche magari per le pizzerie che facevano consegne e ordini al telefono. E chiaramente poi uno ordinava la pizza e magari il concorrente pizzaiolo ordinava 200 pizze dell'altra pizzeria e poi non pagava. E quindi, Esatto, bene, sì, bene. Ah, questo ho mi fa piacere scoperto. vedere che vi siete lanciati anche su questo. Mi sembra un'ottima idea. Su TikTok, cosa state facendo? Allora, su TikTok siamo a livello organico, ancora non riusciamo ad andare virali, ma adesso, anche grazie all'aiuto di Marcella Scani, stiamo cercando di creare una strategia più migliore che possa portare più engagement e quindi poi mandarci effettivamente un po' virali, e quello potrebbe sicuramente aiutare la conversione e anche la conoscenza del brand. E per ora stiamo facendo ADV come facciamo su Instagram, su Meta, diciamo. Non so darti le specifiche perché non me ne occupo io di queste cose, ma se ne occupa mio fratello Manuel, ed è lui il CMO della startup. Quindi se mi chiedi specifiche dal punto di vista delle tipologie di campagne che stiamo facendo e queste cose qui, non so dirte. Ok, allora andrò a vedere. Adesso sto guardando un po' i contenuti, vedo che avete fatto cose comunque dentro i ristoranti. Io ripeto Sì. diciamo, la mia convinzione che il contenuto UGC per voi sia veramente super interessante. Infatti vedo che avete fatto qualcosina qui con questo video, che è uno di quelli che è andato meglio, tra l'altro. Esatto, sì, ma infatti anche lì ci stiamo muovendo proprio in questi giorni per cercare un UGC creator che possa essere, con cui fare un accordo, tra virgolette, fisso e quindi poterci andare a collaborare in lungo periodo. Sì, no, quello è appunto la forza dello UGC, è che fai vedere esattamente lo use case del tuo prodotto, quando serve devi trovare gli hook giusti, insomma ci sono alcune formulette che poi adesso sono sempre molto, molto utilizzate, però ecco, voi avete anche l'impatto di piatti belli da vedere, il cibo funziona sempre molto sui social, quindi vedo tanto potenziale sui social ads, oltre che Google, che comunque immagino sia sempre quello principale che state sfruttando. No, in realtà Google al momento non lo sfruttiamo per niente, sai. Quindi, prima, era Instagram Ads, allora, dove dicevi che spendevate 1000 euro al giorno più o meno, Sì, ok. 1.000 euro al mese, sì. Al momento, magari, se avessimo un budget per fare 1.000 euro al giorno, sicuramente avremmo attivato anche Google. Però abbiamo fatto un'analisi se attivare Google o attivare TikTok. E ci siamo resi conto che forse su Google andavamo a competere con parole chiave in cui c'era davvero tanta competizione e per noi forse oggi troppo alta, e quindi siamo buttati su TikTok, che non ti dico che è un oceano blu per quanto riguarda l'advertising, però c'è comunque Sì. meno competizione rispetto anche a Meta. No, E ma avete fatto, cioè diciamo tra quella scelta avrei scelto anche io TikTok prima, intanto perché potete riutilizzare lo stesso contenuto di Meta o con pochissimi cambiamenti, e poi per quello che dicevamo prima, l'aspetto visuale, Google Search è un gioco molto più di conversioni, di targeting, quindi io il test lo farei, poi ti citavo anche per esempio la parte di SEO programmatica, l'ultima volta che ci siamo parlati, immagino che non sia stata in cima alle liste di priorità, ma quello secondo me piano piano per voi diventa interessante, mano a mano che costruite un po' di reputazione sul dominio, e quindi Google comincia a farvi salire un po' le pagine, perché appunto magari le persone cercano i vari ristoranti, lì c'è anche un discorso di relazione con i ristoranti, perché magari, sai, sono una pizzeria famosa, magari non voglio che ci sia il tuo ad sopra al mio nome quando cerchi, quello anche da Ma capire. no, in realtà no, sai, cioè nel senso, adesso stiamo adottando per esempio come strategia
altri ristoranti ci inseriscono proprio sui loro social, mettono la scritta sulla bio, o mettono proprio il link alle loro box, ho scritto tipo spedizione in tutta Italia, il link, o non so, mettono il tag della nostra pagina e poi ci inseriscono sui loro siti. Quindi non so se entri sul sito di Joe's American Barbecue di Joe Bastianich, loro per esempio hanno tutti i punti in cui si trovano, quindi Milano, Firenze e Roma, e poi hanno, non, cioè, non sei in queste città, ordina la tua box a casa tua in tutta Italia e link alle nostre box. E Qual è la vediamo che... percentuale di vendite che vi arrivano da questi canali diretti dei ristoranti ad oggi? Percentuale non te lo so dire, però vediamo che, di vendite, però vediamo che comunque ci sono click, cioè nel senso arrivano persone da questi, soprattutto per esempio adesso il più noto che abbiamo forse è Joe Bastianich, quindi è quello che, da cui arrivano di più. Non so darti dei dati precisi, però può funzionare, soprattutto ora con Travizzino secondo me e con Diego Vitaliano, che sono comunque due brand secondo me per il nostro target forse più noti rispetto anche a Joe Bastianich. Sì, quello secondo me è il vostro flywheel, nel senso che è il tipo di marketing che poi va a crescere anche la vostra clientela. Cioè, capite che tipo di incentivi strutturare per far sì che loro questa roba la facciano di continuo. Magari anche la parte di ads può essere fatta in collaborazione con loro, magari e sui clienti che portano Esatto. loro c'è una percentuale più alta, magari gli date una flat fee a quelli più grandi per testare anche l'elasticità di questa promo, perché magari vedete che se lo fanno una volta al mese va bene, se la fanno una volta a settimana diventa troppo e quindi diventa saturo un po' la comunicazione. Però lì vuol dire che ogni volta che voi acquisite un ristorante, in maniera quasi automatica state acquisendo anche clienti finali e quindi diventa un ottimo meccanismo. Sì, anche per esempio a livello di ads in collaborazione, per esempio, stiamo facendo un test, cioè adesso faremo un test con un ristorante in cui ci darà un budget ADV che noi poi utilizzeremo e spenderemo soltanto per i suoi prodotti. Quindi quello sarà utilizzato soltanto per i suoi prodotti, ma per portare traffico sulla nostra piattaforma. Quindi c'è un win-to-win. No, Ovviamente in quel caso facciamo delle agevolazioni al ristorante, questo sì. esatto, e anche per voi quello comunque sono dati, perché come avrai visto Meta per esempio risponde meglio se tu gli dai un certo numero di eventi settimanali e in questo modo voi riuscite ad aumentare la baseline di eventi che gli date e quindi anche il targeting si affila Certo. sempre di più. Quindi quello mi sembra un'ottima cosa da spingere. E poi l'altra cosa, allora, io il bidding sul loro brand lo considererei. Cioè, parlare con uno dei vostri top partner che magari ha alti volumi su Google e chiedergli se per loro va bene, per evitare di rovinare la relazione magari. Però considera che ci sono tantissimi affiliati che fanno un sacco di soldi mettendo gli ads su Google sui nomi dei ristoranti con cui, cioè scusa, dei software di cui sono affiliati o magari dei competitor dei Ok. software con cui sono affiliati, perché loro prendono il 20, il 30% del life cycle del MRR che questi software generano in qualità di affiliati. Voi qui avete una percentuale anche più alta e la vendita viene fatta direttamente a voi, quindi acquisite anche il cliente con la sua email che poi può Ok. andare a acquistare Certo. altri prodotti. Quindi io, se volete iniziare a testare Google Ads, magari questo potrebbe essere uno dei frutti più facili da cogliere, perché magari appunto da capire qual è l'intento di chi cerca queste cose, però soprattutto una cosa tipo il ristorante di Bastianich, che può essere cercato dalla persona a Catania, che però non si può spostare a Milano, adesso non so dove sono aperti, ma faccio l'esempio, lì l'ad del vuoi Sì. provare il cibo di Bastianich direttamente a casa tua, ordina una box da qui e quello potrebbe essere anche una cosa interessante che apre un po' di clienti che sono più facili da convertire perché già stanno cercando quel ristorante lì. Sì, esatto. Infatti sicuramente adesso, comunque da ottobre in poi, aumenteremo ulteriormente il budget anche grazie alla raccolta, cioè, che stiamo facendo. Cioè, ci sta permettendo comunque di averci un po' di cassa e quindi nei piani finanziari c'è comunque quella di bruciare un po' di cassa anche per fare questi test ovviamente, e da ottobre in poi, che possiamo dire inizia un po' la stagione calda per noi,
e abbiamo intenzione di attivare Google, sicuramente. Bene, poi E magari questo ci guarda, sarà la sicuramente chiamata questo. con Manuel per fare la revisione degli ads. Sì, se vuoi possiamo organizzarla, assolutamente. Bene, sarebbe interessante, vediamo se assolutamente, però adesso mi è servito l'assist per l'altro tema, cioè quello della raccolta fondi e degli investimenti. E quindi come sta andando, come vi siete mossi? Hai citato Marcello Ascani che è diventato vostro investitore, quindi il primo caso del Twitch Tank che effettivamente poi genera un investimento nell'azienda. Eh sì. Quali sono i prossimi step lì? Allora, intanto ti voglio ringraziare perché anche grazie a te se siamo entrati in contatto con Marcello, quindi grazie. E allora, noi lato investimenti ci stiamo muovendo. All'inizio, forse quando ci siamo sentiti all'inizio, stavamo sviluppando una raccolta classica, quindi con un aumento di capitale, eccetera. Lì, dopo un po' di call che facevamo con investor, business angel, ci siamo resi conto che forse non era lo strumento adatto per noi e quindi abbiamo virato su un convertibile, su un SAFE, come viene chiamato nel termine startup, quindi uno strumento che ci permette di dare una valutazione, un range di valutazione alla nostra azienda e che però è più adeguato nel momento in cui ci troviamo. Quindi adesso abbiamo organizzato la raccolta di 300K. Con un safe con una valutazione che va da 1 a 3 milioni e attualmente abbiamo uno sconto del 15% per gli angel che entrano ora. E al momento abbiamo raccolto circa un 33% più o meno da business angel. Abbiamo strutturato questa cosa da maggio più o meno in questo modo, quindi poi c'è stata tutta l'estate di mezzo. E soprattutto agosto è stato un mese abbastanza morto, però adesso comunque stiamo riprendendo tutti i contatti. Dopodomani andiamo a vedere, ci vediamo con altro investor che è molto interessato. Settimana prossima abbiamo un altro paio di appuntamenti molto interessanti, quindi ci stiamo muovendo. Come ti avevo poi accennato in chat, molte difficoltà che troviamo è il fatto che molti investor oggi in Italia sono un po' spaventati dall'investire nel B2C e ricercano soltanto business B2B. Questo ci siamo un po' resi conto di questo. Dall'altra parte, però, stiamo vedendo che comunque ci sono persone appassionate. Marcello, per esempio, è stato un caso, cioè nel senso uno di questi. Non è sicuramente un investitore tradizionale, quindi è stato molto, molto, cioè ha molto guardato le persone. Stiamo puntando anche non solo ai classici business angel, ma stiamo puntando a persone che oltre a darci sì, ok, soldi che ci servono, essendo comunque una startup in crescita la nostra, ma stiamo puntando anche a persone che possono darci competenze che magari noi non abbiamo. Quindi, non so, con Marcello, competenze dal punto di vista di marketing, eccetera, un altro angel, competenze dal punto di vista di food proprio nel settore. Quindi tutti i contatti a livello food. Stiamo parlando con un angel che vorrebbe entrare e entrare anche come CTO. Quindi stiamo guardando anche questa componente nei business angel che andiamo a contattare. Certo, sì, i famosi smart money. Bene, no, Esatto. interessante, devo dire che la parte B2B è un tema che esce fuori spesso. Voi che approccio avete preso a questa richiesta? Mi sembra di capire che per adesso preferite concentrarvi su B2C comunque. Allora, sì, ci concentriamo sicuramente il focus rimane sul B2C, però stiamo ascoltando anche chi ci dice che serve una componente B2B in due modi diversi. Abbiamo visto prima di tutto che le nostre box possono essere utilizzate dalle aziende, soprattutto in certi periodi. Se ci sono aziende che cercano regali di Natale, noi stiamo sviluppando un catalogo di box adatti per periodo natalizio, ma anche per esempio abbiamo visto che per esempio le nostre box possono essere utilizzate in team building. Oggi molte aziende hanno collaboratori sparsi un po' ovunque e quindi magari non so,
È difficile organizzare un team building in presenza con tutti. Le nostre box potrebbero essere utilizzate per un team building a distanza, ovviamente un servizio pensato ad hoc, ma anche per esempio per fare degli eventi, delle cene di Natale, cosa che ci è successa lo scorso Natale. Un'azienda che aveva 15 collaboratori sparsi in tutta Italia cercava un modo per riunirsi di fronte a una cena, non potendo far spostare tutti i collaboratori in una città. Ha mandato 15 box tutto uguali che poi le persone si sono cucinate addirittura insieme e poi si sono mangiate insieme, vivendo un'esperienza comunque differente e diversa dal solito. Ma poi Dall'altra ti dico di parte. più, anche la parte di cucinare, cioè io ho visto vari team building di aziende che hanno detto ok, andiamo qui e facciamo, cuciniamo insieme. Quindi anche se sei nella stessa città, comunque un aggancio ce l'hai. Esatto. Infatti il nostro servizio si sta. Cioè, lo stiamo ancora lanciando, però vuole strutturarsi sia in team building, per esempio, di cucinata offline, in presenza direttamente con gli chef. Non so, a Milano possiamo dare la possibilità di fare X team building con X chef che abbiamo partner, a Roma stessa cosa, a Genova uguale, eccetera, ma anche offline, cioè anche online, di collaborare con lo chef, quindi parteciperebbe direttamente lo chef al team building. E dall'altra parte ci stiamo muovendo, per esempio, per creare un'offerta Horeca, quindi indirizzato al canale Horeca, perché ci siamo resi conto che molto spesso ci arrivano sulle chat del sito ristoranti, enoteche, piccoli bar, tavole calde che ci chiedono info su listini B2B per alcuni prodotti delle nostre box, perché magari sono alla ricerca di prodotti per allargare i loro menu, ma allo stesso tempo non vogliono aumentare i costi di produzione, rischiare eventuali sprechi, soprattutto in fase di avvio di un nuovo prodotto quando le persone non lo conoscono, e soprattutto poi fare ricerca, nel senso comunque un prodotto nuovo per essere buono, se uno vuole comunque mantenere un determinato standard di qualità, deve comunque fare tutti i test, ricerche anche di materie prime, di ricette, eccetera. Acquistando i nostri prodotti sono sicuri che la qualità è molto alta e ci piacciono, perché comunque vengono tutti da ristoranti affermati. Quindi abbiamo visto che questo servizio può funzionare soprattutto con alcuni ristoranti, l'abbiamo addirittura testato quest'estate con il ristorante argentino, che vendeva sostanzialmente le sue empanadas ad un altro ristorante argentino a Pordenone, e sostanzialmente gli fornivamo 900 empanadas a settimana. Quindi è stato molto, molto interessante, perché sostanzialmente per il ristorante non cambia nulla per il nostro ristorante. È una risto box, ma con quantitativi e con frequenze continue e quantitativi molto più alti. Sì, allora è molto interessante. Diciamo che quando ci sono temi di questo tipo, è sempre difficile dare una risposta secca perché da una parte sono revenue extra che insomma, molto spesso sembrano anche molto facili da fare perché appunto dici ok, consegniamo 900 empanadas. E magari non so lì quant'era il margine, magari, probabilmente più basso di quello che avete consegnando le box singole, però comunque sono soldi che fanno bene alla cassa. Dall'altro lato c'è sempre il pericolo di allontanarsi da quello che poi è quello che dovrà essere il vero revenue driver, no? Diciamo che avrai visto anche tu, molti investitori in Italia vi tratteranno come un business che poi dovrà semplicemente fare profitti e distribuire dividendi il prima possibile. E quindi cercheranno di trovare questi tipi di strutture che funzionano. Io devo dire, conosco il mondo della delivery di cibo B2B abbastanza bene e è un mondo molto interessante. Ci sono tantissimi soldi nella parte catering, per esempio anche. Quindi secondo me state facendo bene a esplorarlo. Mi chiederei spesso, cioè, farei molto challenge interno per capire, ok, stiamo sperimentando qui e lì, ma quanto ci sta distraendo questa cosa dal prodotto core che vogliamo vendere? L'approccio Horeca lo conosco meno e sicuramente c'è tanto potenziale, ma mi sembra quello potenzialmente più lontano da quello che voi volete fare, diciamo, normalmente. L'approccio B2B riuscire secondo me a creare delle soluzioni che sono molto simili all'esperienza B2C, semplicemente vendute in un canale diverso,
e che vi portano comunque potenziali clienti, perché tu nella box che invii al dipendente Amazon che riceve la box, il flyer col 15% di sconto Esatto. sul prossimo ordine glielo metti, Certo, e quindi esatto, quello è molto esatto. Sì, interessante. esatto. No, dicevo, infatti il B2B alle aziende è stata una cosa che abbiamo pensato proprio noi, mentre diciamo la parte più Horeca, un po' per esigenze di alcuni ristoranti che per esempio ci chiedevano di spedire a quel ristorante, eccetera, perché c'erano accordi loro, e un po' per il fatto che ci sono arrivate richieste, l'abbiamo testato. Però sì, hai perfettamente ragione sul fatto che non dobbiamo perdere il focus su quello che è effettivamente il nostro core business. Tu considera che HelloFresh, che è una macchina da soldi, ha lanciato in Germania HelloFresh, come si chiamava? Comunque la versione B2B di HelloFresh, che è fallita. E non esiste più, insomma, facevano vending machines, era un prodotto molto diverso da quello che vendevano normalmente. E anche loro non sono riusciti a sostenere una cosa di questo tipo. Per questo è complicato. Però finché gestisci le richieste organiche che ti arrivano tramite sito o da ristoranti, chiaramente, soprattutto all'inizio, sono soldi in cassa di nuovo che fanno comodo. Sulla parte business io cercherei partner di distribuzione che possono essere anche le aziende che organizzano i team building, ce ne sono tante. Perché andare a vendere HR è un po' complicato. HR non ha tantissimo budget, sono persone comunque super impegnate, difficili da raggiungere. La leva più importante, secondo me, con HR è le persone ti ringrazieranno. Cioè, HR è un ruolo molto bistrattato in azienda spesso, che ha bisogno di essere validato per il lavoro che fanno, che è tanto, è spesso tedioso. E quindi la cosa figa di questi eventi è che poi la gente va da loro e dice: ah, questo evento è stato pazzesco, il cibo era buonissimo, questa idea è stata una figata. E quindi quella, secondo me, è una leva molto interessante che si può spingere direttamente con loro, ma anche e soprattutto, secondo me, con appunto partner di distribuzione. Un'altra cosa che mi viene in mente sono i partner di Buonipasto o altri benefit, che è scollegato. Però non so se avete avuto qualche contatto in merito, potrebbe essere anche quello interessante. Sì, diciamo, in realtà abbiamo parlato con qualche azienda di Buonipasto, stiamo ancora capendo se comunque un test vorremmo farlo, inserendo la possibilità comunque di utilizzare Buonipasto in piattaforma per capire un po' che riscontro c'è, perché per esempio, tanto tempo fa, quando abbiamo fatto un questionario ai nostri clienti che ai tempi, per esempio, è uscito fuori il tema Buonipasto, quindi sì, vorremmo anche lì testarlo. Stiamo un attimo capendo a livello di infrastruttura web come integrarlo sul sito. Sì, certo. Anche lì, secondo me, stesso discorso di prima. Se è un qualcosa che porta via troppo tempo, non è una priorità. Cioè, l'importante è Esatto. creare un prodotto che funzioni e che scali a prescindere. Quindi, sì, mi sembra un approccio ragionato. Bene, allora, diciamo che poi so che devi scappare a breve, quindi cerco di chiudere tutto. Lato investitori, insomma, mi sembra che vi state muovendo bene parlando con Angel. È probabilmente il target più interessante per voi, specie se ci sono un po' di smart money. Avete provato anche all'estero o solo Angel italiani per adesso? Allora, per il momento abbiamo provato solo Angel italiani, però sicuramente da qui in avanti guarderemo anche Angel internazionali, quindi magari ci andremo ad affacciare in quei mercati dove servizi come il nostro possono funzionare, cioè dove già funzionano di più, e quindi guarderemo anche quei mercati. Per il momento solo Angel italiani, stiamo guardando anche tutto il discorso che riguarda gli acceleratori. Quindi ci sono alcuni programmi di accelerazione interessanti in Italia e che potrebbero essere anche in target con noi. È difficile perché anche lì oggi i programmi di accelerazione comunque sono molto targetizzati sempre su determinate tematiche, però ci sono un paio che sono più generici che quindi vogliamo provare. E stiamo provando anche qualche club deal con cui entro per poterci parlare, e non abbiamo provato venture capital perché comunque i ticket di investimento sono
non sono in target con quanto stiamo cercando oggi noi. Certo, chiaro, chiaro. Sì, all'estero secondo me, ripeto, adesso è presto, però è interessante. Io queste box in Baviera le vedo, cioè per la persona in Svizzera. La Svizzera è un casino per le consegne, però Esatto. togliendo questa ipotesi, la persona a Zurigo che si vuole ordinare la pizza top in Italia ce la vedo ed è disposta anche a spendere parecchio, quindi probabilmente gli costa Sì. meno che andare al ristorante di pizzeria di gomma sotto casa, quindi... Esatto, È cioè io parlavo interessante. con un mio amico che abita in Svizzera, lì il discorso è un po' più difficile per quanto riguarda le dogane, però per esempio in Germania immagino sia un po' la stessa roba, e per esempio loro pagano un botto una pizza, cioè noi anche in Italia adesso i prezzi sono alzati e tutto quanto, però confronto a loro siamo comunque molto più bassi. Diciamo adesso che stiamo inserendo delle aziende un po' più strutturate in cui c'è anche da parte loro una ricerca del prodotto, delle shelf life più lunghe. Per esempio, adesso inseriremo la possibilità di poter ordinare alcuni prodotti dall'estero. Quindi, Figo. perché abbiamo già testato a livello operativo, non abbiamo problemi noi nel gestire le consegne. Quindi vogliamo dare la possibilità anche di poter ordinare questi prodotti dall'estero. Ovviamente il costo di spedizione è più alto, però è tutto va. Cioè, viene anche considerato questo poi dalla persona, credo, che è ordinata da un altro paese. Certo. Bene, molto interessante. Allora direi magari i prossimi episodi di follow-up saranno più tecnici, potrebbe essere carino andare a fare un po' di deep dive Assolutamente. sulle ads, sulle email, poi chiaramente con le omissioni del caso. Certo, no, no, super volentieri, cioè se vogliamo organizzare un prossimo episodio in cui parteciperà Manuel, che poi a livello figurativo sembreremo gli stessi perché siamo gemelli, però super volentieri possiamo farlo quando vuoi. Bene, bene. E niente, come al solito vi ricordo che insomma, se volete provare il servizio, il sito è ristoboxitalia.com. Se volete scrivere a Davide, lui è disponibile su LinkedIn, Davide Corradini. E io ti ringrazio ancora per la disponibilità e come al solito ci vediamo presto. Grazie mille a te Tommaso e per qualsiasi domanda su LinkedIn o per email, dove volete potete contattarci.